Mimma Chiuso, referente dell'area immigrazione del Consorzio Percorsi, intervenuto alla seconda edizione dei Luoghi del Noi, che si è svolto al Polo Giovane di Avellino, invita istituzioni ed associazioni sportive irpine a supportare il progetto dell'integrazione sociale e ad offrire ai beneficiari dei centri di accoglienza strutture sportive per favorirne il loro inserimento all'interno della collettività. Assolutamente sì, perché per noi integrazione sociale significa poter dare l'opportunità a tutti i nostri beneficiari di inserirsi in tutti i contesti sociali e lo sport, lo sappiamo benissimo, è una delle agenzie di socializzazione più grandi perché introduce nuovi rapporti, perché affiata, per tutta questa serie di motivi il Consorzio Percorsi ha sempre immaginato di creare una rete anche con le associazioni sul territorio e diciamo con gran fatica, perché siamo molto pieni di lavoro, stiamo lavorando anche a questo. Lanciamo l'appello un po' alle istituzioni dunque a supportare i beneficiari che appunto si trovano nei centri di accoglienza e negli SPRAR affinché possano arrivare a giocare e disputare anche dei campionati sportivi con le rispettive comunità che li ospitano. Assolutamente sì, sarebbe davvero un'esperienza bellissima, nonché un altro degli step dei nostri progetti, vederlo realizzato finalmente. Quindi noi siamo sul territorio, siamo attivi, magari nelle prossime settimane contatteremo le varie associazioni sportive e le persone che anche a titolo di volontariato vorranno aiutarci e metterci a disposizione magari un campo o, perché no, concedere ai nostri ragazzi fare degli allenamenti. Anche perché lo sport ha raccontato in passato bellissime storie di integrazione. Assolutamente sì, quindi per questo lo riteniamo certamente un veicolo di inserimento sociale molto molto importante.